segretario di scuola del Fatto Quotidiano, il direttore del Fatto Quotidiano, in rappresentanza dell'unico giornale libero che esiste nel nostro paese. Grazie. Poco fa Salvatore Borsellino raccontava di come un evento come quello di oggi, che al di là della partecipazione rappresenta un momento di riflessione su uno dei fatti più importanti della storia repubblicana, sia stato oscurato dalla stampa italiana. E non è stato oscurato a caso. Io con una battuta potrei dire che in molti giornali, sotto la testata, dovrebbe esserci la scritta che un tempo si trovava nei mezzi pubblici: non disturbare il manovratore. E questa regola del non disturbare il manovratore, badate, è così presente nella testa soprattutto delle proprietà dei giornali, perché poi i giornalisti ci sono giornalisti bravi, impegnati, che però poi devono arrendersi di fronte agli ordini di scuderia. E tanto vero perché che un tempo fa un giornalista americano che era venuto in Italia per raccontare la realtà italiana, quando gli spiegammo che il Fatto era impegnato in questa inchiesta giornalistica sulla trattativa, se la fece spiegare, e dopo che spiegammo che questa storia era una storia, un intreccio al centro del quale c'era la morte di un grande magistrato assassinato perché sapeva troppo, e questo nostro collega che veniva d'oltreoceano disse: ma questo è un grande film, è una grande storia, una grande inchiesta. Ecco, questa grande storia, questa grande inchiesta è praticamente non ha spazio, ha avuto poco spazio sui giornali italiani, ha avuto solo lo spazio necessario per dire non ci sono problemi, è tutto a posto, il capo dello Stato fa bene a mettere di fronte alla richiesta di pubblicazione delle telefonate la sua tutela, la Costituzione, fa bene a invocare il conflitto d'attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, e quando il Capo dello Stato attacca i giornali, che quei pochi giornali che chiedono la verità, silenzio di tomba. Invece quando la Corte Costituzionale emette quella sentenza, che è una sentenza veramente che rivela il tentativo di arrampicarsi sugli specchi, si sente un applauso e anche un senso di sollievo. Ecco, finalmente, abbiamo letto su molti giornali, la questione è chiusa. Basta, la Corte ha deciso, della vicenda delle telefonate del Capo dello Stato non se ne parlerà più, speriamo, questo diciamo è il sottinteso, che si parli sempre di meno di questo processo con la trattativa, speriamo addirittura che il processo non ci sia, perché questo dà un senso di sollievo all'informazione, a quel tipo di informazione. E allora noi vogliamo dirvi, parlo come direttore del giornale che ha molto lavorato su questo tema, che non dobbiamo sentirci deboli. Lo ha detto prima Marco parlando delle cose che ormai si sanno. Noi dobbiamo sentirci forti, innanzitutto perché quando il Fatto Quotidiano quest'estate a Ferragosto ha tentato una impresa che sembrava assurda, da folli, quella di raccogliere delle firme di sostegno per i magistrati in groia di Matteo che si battevano coraggiosamente per la verità, in pochi giorni, in poche settimane, di firme ne abbiamo raccolte 150.000, e quelle 150.000 firme non sono in archivio, sono lì a testimoniare che ci sono almeno 150.000 persone in questo paese che vogliono sapere come sono andate le cose. Ma c'è di più.
c'è una redazione, ci sono giornalisti, ci sono inviati di punta, c'è un sito del Fatto Quotidiano che è uno dei più importanti siti italiani ed europei, che lavora su questi temi. Lavora con questi temi perché la verità abbiamo scoperto soltanto una piccola parte. E io credo che il giornalismo libero, i magistrati coraggiosi, i cittadini che vogliono sapere la verità rappresentano una forza d'urto contro la quale è difficile opporre segreti. Di fronte a certe verità i segreti contano poco, alla fine si sfaldano, si sfasciano. E allora vorrei, nel confermare il nostro impegno, il nostro lavoro, dirvi semplicemente che il Fatto Quotidiano continuerà imperterrito a disturbare il manovratore. Lo disturberemo parecchio, grazie.